2-2 alla fine, ma Lazio che esce dall'Europa League gioca un'ottima partita, primo tempo dominato, secondo in cui comunque il Porto è vero, parte meglio, ma poi Luis Alberto a 3.000 palle gol, Lazio che comunque alla fine, in sostanza fra andata e ritorno, paga tanto l'inesperienza e degli errori clamorosi dei singoli, in ogni caso prima di parlarne. È fondamentale, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella, lasciate like e poi scrivete qui sotto anche il vostro pensiero. Detto ciò, partita buona, ottima comunque, di una Lazio che gioca benissimo il primo tempo, nel secondo non parte bene e quella falsa partenza la paga a carissimo prezzo, perché comunque primo tempo dominato, Porto che prova sia a controllare, a gestire, ma non ce la fa. Pepe oggi scandaloso, veramente un ex giocatore quasi, però comunque Lazio che in attacco spinge molto, gioca bene e va più volte vicina anche al 2-0, fa tre gol di Immobile, due però tolti, annullati giustamente per fuorigioco. Poi Lazio che va avanti nel frattempo fra il primo gol annullato e il secondo con Immobile, bel gol, Milinkovic recupera palla, lancia Immobile che beffa il portiere, anche se lì la quaglia c'è perché comunque tu lasci scoperto, lasci una voragine clamorosa sul primo palo. In ogni caso poi Porto che alla prima occasione vera, la prima palla gol, il rigore, fa 1-1, rigore su cui c'è da dire qualcosa perché è vero, il contatto non è sicuramente da giallo per simulazione, però c'è anche da dire che in Europa non sempre fischiano questi contatti minimi, il contatto c'è, però comunque da lì a dare il rigore un po' ci passa, rigore che poteva essere dato così come non dato, episodio veramente molto molto al limite, in Italia senza dubbio, senza alcun dubbio, quello lì era rigore. In Europa i dubbi aumentano e non poco. In ogni caso, Taremi su rigore fa 1-1 e Porto che quindi alla prima vera palla gol pareggia il match. Lazio che poi nel secondo tempo non parte bene, Porto che la mette sotto e Stracoscia fa diversi miracoli. Poi, dopo tanti miracoli, prima o poi una entra. Infatti, il Porto fa il gol del 2-1, va avanti nel punteggio e di fatto lì per me comunque la partita finisce perché è vero, poi Luis Alberto ci prova a riaprirla, Cataldi la riapre col 2-2, però mancava un minuto. Lazio che poi comunque non riesce più per qualche minuto a reagire, lo fa dopo un po' con Luis Alberto, però ormai era quasi troppo tardi. Lazio che paga molto, veramente tanto. Luis Felipe e i suoi clamorosi errori a Oporto paga molto per me anche l'inesperienza perché oggi ha fatto una grande partita, però fateci caso, Porto che ha poche palle gol, ma le concretizza, forse nel secondo tempo un po' meno, perché ha diverse palle gol, però non segna tantissimo. Comunque, fra andata e ritorno, tante palle gol di una Lazio che gioca bene ma non segna, il Porto ha molte meno palle gol, gioca molto più in difesa e molto più di rimessa, però segna di più, è più bravo comunque nel momento buono a fare male. Lazio che invece non ce l'ha fatta con Insesao, che ci conosce bene, ci ha studiati anni fa dall'interno, ora ci batte sempre. Negli ultimi anni ha mandato fuori dall'Europa, che sia Champions o Europa League, Roma, Juve, Milan e ora anche la Lazio. Quindi, comunque, lui veramente l'anti-italiano per eccellenza e il suo Porto, una buona squadra compatta. Però Lazio che ha fatto un grande primo tempo, cazzuto, compatto, gagliardo, nel secondo ha peccato comunque nell'approccio e quell'approccio sbagliato lo ha pagato veramente molto molto caro. Lazio che ora quindi esce da ogni coppa europea che sia italiana o appunto, o meglio, esce da ogni coppa che sia italiana o europea. Atalanta che invece vince anche in Grecia, blinda il passaggio e quindi stravince, anzi 3-0 secco al Pireo e quindi va avanti agli ottavi in attesa ovviamente del Napoli. Lazio, vi ripeto, buona, che oggi ha fatto bene in partita, ha fatto una buona gara, però paga il mancato cinismo nel primo tempo, quando tu potevi ammazzare il Porto e tanti troppi errori fatti, soprattutto a Oporto, con Luis Felipe che concede due gol clamorosi a Martinez. In ogni caso, ora tocca a voi, scrivete qui sotto che ne pensate, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate pure un bel pollice in su. A dopo, ciao ciao!